Eccoci qua. Ce l'ho. Per la prima volta commento in differita, in fuoricampo, un chiamiamo test ride, un giro che ho fatto con una Sportster 883 Harley Davidson. La prima che guido in vita mia, ci tengo a precisarlo. La prima cosa che noto fin dai primi metri è quanto il baricentro della moto sia basso, e qui su questo dosso saluto le mie prime quattro vertebre. Sì, non è messa molto bene a livello di sospensioni, però devo dire che ha una posizione di guida estremamente comoda, se non fosse che le sospensioni sono davvero rigide e corte. Ecco un altro dosso. Ora sentite cosa succede quando freno con l'anteriore. Sì, direi che a freni è messa molto bene, considerando che non ho fatto una frenata alla Stoner, ma ho semplicemente rallentato. Come potete notare, ho qualche difficoltà a fare le curve perché ha veramente una linea stranissima. Come potete sentire, ogni volta che, ecco qui, mi sono accorto che la moto ha veramente un range di giri bassissimo, non me l'aspettavo, e qui saluto le altre quattro vertebre. Potete continuare a sentire ogni volta che freno la ruota anteriore slittare, ma non è fatto apposta, cioè ci tengo a sottolinearlo, è puramente casuale perché non sono abituato a una risposta del freno così immediata e un'escursione della forcella così corta. Detto questo, vorrei provarla per un giorno perché secondo me è una moto che va capita. E ora vi lascio alle impressioni a caldo. La prima moto in vita mia non scendi che tanto la devo mettere lì. È la prima moto in vita mia che freno e sgomma col davanti. Perché? Ho frenato? Scendi dalla moto. E stavo cercando questo. Camise. Aspetta che ho. Frenato? C'ha talmente poca escursione davanti e il davanti è talmente piantato che praticamente tu freni e fa ma sgomma proprio, ma col davanti, cioè tu freni